Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo in una puntata di Tu Monaco Yui. L'ultima volta abbiamo battuto Misty, la capopalestra della seconda città. Abbiamo dato un'occhiata al percorso 5, non abbiamo trovato un cacchio di niente. Abbiamo ricevuto la TM Hydro Pulsar. Come potete vedere non ho grindato tantissimo. Il motivo è che certa gente non ha troppi problemi a grindare, tipo Aya. Certa gente ha molti problemi a grindare, in quel particolare percorso, il 5 intendo, tipo Chen, che è costretta, è letteralmente costretta a usare attacco rapido perché le mosse terra o sono poco efficaci o proprio non possono colpire nessuno. Perciò sì, c'è poco da fare. Inoltre, beh, diciamo che la voglia è passata in fretta perché i livelli lì non sono altissimi. Sembravano alti, ma vengono fuori spesso e volentieri gente di livello 16-17 che è un po' basso. Quindi non ho ancora visto cosa c'è in questo particolare percorso, ma vorrei far fuori gli allenatori oggi e darci un'occhiata velocemente. E poi, beh, decidere il da farsi, diciamo. Per adesso andiamoci sotto. Certo che non ci sono insetti. Hai sbagliato zona, amico. Non so perché ho Utsuo fuori. Dovrei avere Chen fuori, vabbè. Flashfire. Ok. Luna Child. Ah, e poi, oltretutto, una cosa che dovrei probabilmente menzionare è il fatto che non serve neanche mettersi a grindare contro i two selvaggi, diciamo, perché stiamo per prendere il Versus Seeker, quindi è completamente inutile. Stupido io che non ci ho pensato subito. Star, Kanako, dove sei? Kanako tra un po' dovrebbe salire, non so se è 24 o 26, mi sono dimenticato, però voglio usare il Thunder Punch. Pugno di tuono! Bang! Ciao ciao! Rip. Ok. Questo era facile. E fammi uscire almeno. Mistia. Mi sa che i livelli sono circa gli stessi, quindi non sto troppo a tergiversare. Facciamo questo tizio. Sakuya. Tanto Utsuo fuori. Ember. Che carina. Prova a prendermi a calci. Brucia, va. Wow, non sei morta. Questo sì che è strano. P-Square. Oh, questo è neutrale. Ah, ma ha bruciato. Cioè, ma congelato. Che palle. Ma che palle. Che palle. Cavolo, dai. Ma congelato. Ok. Beh, Rip Utsuo, non posso allenarti oltre qui. Voglio arrivare alla prossima città. Facciamo Aya per un po'. Suika. Probabilmente mi massacra, ma ci provo. Bon. Avessi sopravvissuto, ma avrei fatto qualcosa tipo roccia tomba e demolito. Nitori, cambia. Kanako, aiutami.
Sì, ok, scintilla. Frega niente. Ciao ciao. Kanako sta proccando critici su critici con foglie lama, voi non avete idea. Ne ho proccati 4 di fila, tipo. Tra l'ultimo episodio e questo. Shen, vieni fuori. Certo che sono bravo. Ti faccio vedere quanto sono bravo. Tu e la tua fatina evoluta. 25 però. Ah, i critici. Tanti critici. E buona esperienza. In teoria dovrei potermi allenare senza il minimo problema con questi tizi. Facciamo fare un giro a Sakuya, va? Che sennò si annoia. Mistia. Sì, sapevo che questi avevano tipi volante. Quindi Private Square. No. Orologi che volano. Mistia. Questa vive un Private Square. E mi supera pure in velocità. Vabbè, ci sta, dai. Non è che Sakuya sia così veloce. Certo che mi addormenti. Per forza mi addormenti. Ah, per favore. Svegliati. Grazie. Un'altra mistia. Ma dai. Se uno non si deve innervosire ogni volta che viene addormentato. Anche tu vieni fuori. E fatti sotto. Scusate, vado un pochino di turbo perché sono leggermente alterato adesso. Vai via, non ho tempo per te. Ina. È veleno, quindi Chen. Ina non è male, la vorrei un'Ina, in tutta onestà. Ok. È probabile che grinderò tutti a 26. E vado a fare la nave. E poi vado a fare il Surge. Quella almeno è l'idea. Quindi, per adesso... intanto mi rigenero. Ok. Grazie del versus. Lo so benissimo che devo caricare la batteria. Chiaramente le sessioni di grind col versus le skippo perché non c'è alcun motivo di mostrarle, però... sì. Old Rod, bene. Molto molto bene. A questo punto direi peschiamo. Tanto ovvio. Sì, madonna. Le Great Ball sono più che sufficienti per catturare una Ina. Vediamo. Chiedo scusa, bussano alla porta, torno tra poco. Eccomi qui, chiedo scusa per l'interruzione. Se non entra subito mando Kanako e la paralizzo.
Cioè, sì, è vero che è il Magikarp del gioco e dovrebbe essere facile da catturare, ma... diciamo che non è... altrettanto inutile come Magikarp, intendo. No, ok. Diamo un'occhiata a che razza di Dina abbiamo catturato. Odio non poter correre dentro gli edifici. È bruttissimo. Beh, intanto è una bacca per me. Modest, che schifo! Veleno è fisico, cazzo. Mi sa che ne cattura un'altra off-screen. E adesso come adesso, santa madonna. Proprio modesta doveva essere. Ah, sicuramente ne cattura un'altra. Off-screen. Non pretendo... non pretendo una natura decisa come il culo che assurdo che ho avuto con la mia Remilia, ma... insomma... uno non si deve alterare. Guardate, cioè... sta Remilia è fortissima. Direi di guardarci in giro, allora. Oh, guardate, è una mailing. Non sono Cina! Ok. Allora. Ex Suica per Satori. Satori è il Wobbuffet di questo gioco, ma anche no. Andiamo a prendere lo stupido voucher. Sì, ok. Grazie. Fammi andare via, va? Allora... qui cosa c'è? Niente, vero? No, infatti, no, non c'è nulla. Beh, ok. Non rimane che grindare, credo. E in qualche modo sono riuscito a far durare questo episodio già 10 minuti. Anche se non abbiamo fatto praticamente nulla. Come già detto, andrò a catturare una Ina off screen. E probabilmente la prendo e la sostituisco a... sto pensando a Aya, perché è l'unica inutile qui. Perché c'è Remilia. Parliamoci chiaro, c'è Remilia. Finché c'è Remilia sono a posto. Cambierò con Aya e probabilmente... prova ad allenarla, vediamo. Dovrebbe venire fuori qualcosa di decente almeno. Perché ripeto, non ha le statistiche di un Magikarp Ina. Quindi, ehi, proviamoci. Porterò tutti al 26. Sono abbastanza sicuro che al 26 evolvono tutti. E ovviamente all'inizio del prossimo episodio mostrerò almeno i moveset aggiornati di ogni singolo membro della squadra. Per adesso è tutto. Questo era Tu Monaco Yui e io sono Shoryoshi. Se il video vi è piaciuto, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Detto questo, però abbiamo concluso, perciò ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella!